Eccoci qui, Inscription. Dunque, continuiamo dopo che abbiamo, diciamo così, siamo riusciti ad andare avanti con la nostra bella mappa. Hai preso in considerazione di cibarti di uno dei pesci del pescatore, ma l'odore rancido ti ha dissuaso. Scusatemi, devo schiarire la voce. Quindi praticamente abbiamo sconfitto il pescatore e vediamo dove andiamo a finire. La cena dovrà attendere. E abbiamo visto che si va in una... Oh, un momento. Ecco, in una mappa innevata. Una folata gelida di vento si è infilata nei tuoi polmoni in maniera sgradita. La bellezza della neve che cade leggera non è riuscita a distrarti dal gelo delle tue ossa. Sei risalito fino al confine innevato. E mi sa che faremo una brutta fine e torneremo all'inizio. Cos'è questa cosa? Ti sei imbattuto in un piccolo avamposto nel bosco, gestito da una donna misteriosa. Era la commerciante di cui ha parlato il vecchio cacciatore. Ah, le pelli! Aveva un aspetto inquietante, ma sei stato tranquillizzato dalle sue offerte. Ti dispiace se esamino quelle tue pelli? Cominciamo con le pelli di lepre. Ecco cosa posso offrire. Posso barattarle tutte. Prenditi il tuo tempo. Verme ad anello. Coyote castoro. Allora, castoro. Quando giochi una carta che possiede questo sigillo si crea una diga. Non lo so, può essere utile, ma mi può anche bloccare. Dunque, scarafaggio. La sua copia si aggiunge alla tua mano di carte, quindi muore, ma mi ritorna indietro. E questa è una cosa molto buona, molto molto buona. Il verme d'anello mi incuriosisce tanto, eh. Topi di campagna. Quando giochi una carta che possiede questo sigillo, una sua copia si aggiunge alla tua mano di carte. Ah. Allora, io intanto, questo qui è 4 di ossa, un po' di ossa mi serve. È forse un velo dorato quello? Straordinario! L'uroboro, strana larva, anche qui, uomo talpa, gecko. Uroboro, vieni con me. Queste pelli sono assolutamente eccellenti, ti ringrazio, è già che una l'abbiamo giocata e ce la siamo mangiata. Che stupidi. Allora, qui dobbiamo sacrificare una carta e in cambio ci viene dato qualcosa, vediamo. No! Non ho acceso gli occhi, forse. Ma tutte belle. Gli do il topo da soma io. Gli do il topo da soma. Che è? Dono minore del signore, infatti non gli ho dato niente, quindi va bene. Inizio ogni battaglia con un osso. E ci tocca subito una battaglia totem. Va bene. Dunque, abbiamo... Cos'è questo? Avvoltoio tacchino. Ecco la talpa, guarda la talpa. Chissà, abete innevato, ranatoro, scoiattolo per forza e mi tocca giocare ranatoro e la mettiamo proprio qui. Vai. Mi sa che qua facciamo una fine brutta, ma subito brutta. Scoiattolo. Questa vola, attacca di 3. Me la fa secco, secco, secco.
Che roba cattiva. Allora, abbiamo un altro scoiattolo. Uno, due, e poi l'amalgama. Non ha nessun livello. 3, 2, giochiamo questa, va. 4. Questo adesso l'uovo di corvo si sviluppa. 5. Qualcosa con un osso? La mantide che colpisce a destra e manca, e poi con questa cosa qui non muore. La sacrifico. Tuc, ne mangiamo di uno. Qui lui mi colpisce di due. Qui diamo di tre. Andiamo avanti così. Va là. Oddio, quell'alfa lì. Ai ai ai. Oh signor, mi tocca andare a pescare qui, eh? Me la mangia subito, però. Dai, ti prego, dammi un osso. Oh, va là che mi ha dato lo scarafaggio, veramente. Allora, lo scarafaggio attacca di uno e porta solo uno, ma poi torna indietro. Questo mi fa danno 2. Non posso fare altro. Ahia. Lo sapevo. Quando apparirà uno sfidante all'altezza? Ma dici bene te, ma guarda che non è mica facile, con quelle carte che hai. Oh, non troverai pelli migliori per 100 chilometri. Sì. Oh, ma guarda quanti bei dentini, ecco. Offre la casa. Allora. Pelle di lupo. Oh, la pelliccia dorata. Coniglio. Lo so, ci ho provato, eh. È la mia gratitudine, ma niente, questo qua si mette delle maschere, si cambia, guarda, guarda. Cosa faceva il fungo? Ah, ricordo, c'erano un po' di funghi da scegliere. Boh, vado qua. No, c'è un altro totem là, ma guarda. Povero possum. Bottiglia con opossum congelato all'utente. Un opossum congelato compare nella tua mano di carte opossum congelato e una carta con i seguenti parametri: 0 di potenza, 5 di salute, congelato. E quindi cosa me ne faccio dell'opossum congelato? Lo scongelo. Beh. Oh. Opossum scoiattolo. E va bene. Oh no, ancora un totem. Hai rotto, con i tuoi totem. Grazie per quell'osso. Ecco, dammi pure delle pelli di coniglio. Qua facciamo una brutta fine. Ma brutta, brutta, brutta. Chissà cosa ci faccio con questa. La posso giocare? Io provo. Se no non capisco cosa serve. Probabilmente è solo una difesa. Allora abbiamo detto che ho scoiattolo, scoiattolo, quindi scoiattolo,
Scoiattolo. Lupolo. E lo mettiamo chiaramente qui. Ma dai, che botta mi ha dato! Pessima notizia, si ritorna indietro. Che peccato, vai via! La tua carta della morte, che bellezza! Anche se ci vorrebbe qualche dettaglio. Sei una carta da cui tenere il costo. Ora, costo basso. Zero costo. Un costo gratis. La potenza e la salute. Guarda, non ci penso su due volte. I sigilli. Guarda, quasi quasi. Con questa mi torna indietro. Quando muore. Questa si chiama Ciapa. Mi piace Ciapa. Non resta che una cosa da fare. Stai fermo, soffermo. No. Abbiamo finito, lo so. Devo ricominciare tutto. Persona che ti ha preceduto è stata battuta da un misero totem. Sì, sì, misero. Se ne avessi anch'io di quei totem. Sei pronta a fare meglio? Ah, siamo femmine perché siamo creature. Ok. Sto rullino. Non è niente, non l'hai visto. Sì, sì, ma lo sa che ce l'ho. Un dono dal pescatore, grazie. Sai, è stato sconfitto di recente e vuole riscattarsi. Sarebbe un peccato se il prospettore ti sconfiggesse prima che gli venga data una seconda possibilità. Questo amo è potente, puoi persino usarlo per rubare una delle mie carte. Non ne troverai altri lungo la strada. Usalo con saggezza. Ecco il mio mazzo. Ah, adesso ho capito, quindi il lupo. Va bene. Studialo. Sì, studiato. Andiamo. No, adesso aspetti un attimo. Cosa c'era qui? C'era una roba luminosa qui. Non l'avevo mai vista. Ecco, stai acceso, non so se devi, ma... E da qui? Non puoi fare uso in questo momento. Ma ti spengo, con quella faccia lì. Allora, denti... 1, 2, 3, 4, 5. Le candele sono spente, non si può più far nulla. Il pugnale lo abbiamo preso. Allora, combinazione. Cosa c'è scritto? Ah, saprofagi, i vermi saprofagi e scoiattolo. Scoiattolo, vermi. Il mio nervoso è che ce l'avevo, l'ho avuta la... Un attimo, ma qua. Ecco, queste macchie, ma chissà, chissà. Eh sì, sbaglio pure il tasto, dai. Dunque. Bene. Carte. Sacrificio. Ok. No. Di qua. Io ho... Poi...
Allora, ho già della roba e mi dà un topo da soma. Ma perché sono andato a fare sta strada? Va bene, dai, era meglio andare qui. Ma procedi, sì, procedo, sai, faccio sempre questi errori stupidi. Allora, scoiattolo, poi. Lupo rachitico. Devo fidarmi di te. Sì, ti volevo gradare, ma sai com'è. Un osso, scoiattolo. Dunque, questo qua me lo seccano subito. Quanto mi faceva di danno questa? Io ne faccio due, non può farmene così tanti. Infatti, uno. Allora, andiamo qui adesso. Già, sì. Mi arrendo. Ma a me servono. A me servono dei denti. Dei denti. Stai zitta, te. Grazie, un po' di denti che mi fanno bene. Allora, scegliere delle carte mi dà qualcosa? Mi darà un topo perché sono pieno di roba. Andiamo qui. Bestie? Assolutamente no. Scegli uno sfidante tra quelli che ti hanno preceduto. Ciapa, Kaminski, Casey. Scusate. Che poi Ciapa, non Ciapa. Vabbè. Vediamo se mi dà da upgradare quel benedetto. No. La scelta è tua. Te, cimice. No, 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 no. Topo da Soma. Esatto, con te. Scegli tu. Tu. Allora, battaglia senza totem. Ahimè, ci incontriamo di nuovo. Coyote istrice. 2. Questa è gratuita, quindi. Ferma bottiglia. Ciapà. Ciapà. Vado. Ops. Potevo prendere il cervo. Dunque, no, andiamo lì. Ti sei imbattuto nella vecchia intagliatrice che ha fissato su di te il suo sguardo intenso. Dopo un momento di silenzio quasi eterno, si è mossa per offrire le sue sculture. Allora, io vorrei una carta che possiede questo sigillo colpisce l'avversario direttamente anche se ha una creatura di fronte. Non male.
Si immerge durante il turno, quindi no, si nasconde, però comunque mi colpisce, ma non mi togli vita la carta. Facciamo una prova. Ah, quindi lo scoiattolo. Ma non c'è la possibilità. La donna dei capelli grigi ha raccolto in silenzio le sue sculture e se n'è andata. Vabbè, io volevo tipo prendere un'altra testa, ma non sono riuscito. Andiamo pure a combattere. Esatto. Lupacchiotto, fessacchiotto. Allora, scoiattolo, poi. Ermellino. Che pessima, non fa niente, ti arrangi. E un ciapa. Sì. Vai via con quella mano là. Che pessima mossa, te è proprio pessimista quell'ermellino lì. Cervo, cerbiatto, pipistrello, l'invadente pipistrello, una minaccia minore. Allora, intanto costa 4, fra 2 vola, vabbè. Questo si sposta e diventa più forte di volta in volta. Cerbiatto. Andiamo al falò. Un gruppo di sopravvissuti affamati. C'è spazio per una creatura intorno al fuoco, ha detto uno. Il calore ne potenzierà il valore di potenza. Uno dei sopravvissuti non ha detto proprio nulla, ma non riuscirà a smettere di leccarsi le labbra. Uffa. Quindi? Guarda, ti metto te quasi quasi. Una scelta tua. Questo lupo. Questo coyote, questo cerbiatto. La tua creatura diventerebbe più potente, ma sarebbe un rischio passare dell'altro tempo intorno al fuoco. Vuoi sfidare la sorte oppure ti arrendi? Anche questa l'abbiamo praticamente ottenuta in regalo, ci provo. Oddio! La fortuna era dalla tua parte, perché non restare un po' più a lungo? No, 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 ma sapevi di correre ancora più rischi? Certo, vuoi continuare a sfidare la sorte o preferisci tornare indietro? Guarda, me la riprendo, veramente. Il valore di potenza del cerbiatto è stato potenziato dal calore. Come uno dei sopravvissuti ha cominciato a estrarre un coltello dalla tasca, ti sei allontanata, sì. Non rischi un'altra volta. Ok, prospettore. Ti è sembrato che gli alberi si chiudessero tutto attorno a te mentre scendevano nebbia gelida, un ossessivo sferagliare rombava nella nebbia. Oro! Dove? Ne sento l'odore. Mulo. Quel mulo. Mi fa gola quel mulo. Scoiattolo. Ciapa la posso giocare a zero. Quindi io gioco ciapa e la metto proprio qui. Forse ho sbagliato. La rana toro, perché no, scusa, la metto invece qui. No, non avevo calcolato che questi 7 qui. Ale, adesso mi mangia ciapa. È fisso. Però torna. Dell'oro, colpito dell'oro. Devo veramente diventare più smaliziato, perché. Allora, abbiamo una carta da giocare gratis. Qui abbiamo delle ossa e quindi rischiamo. Esatto. Allora, adesso posso inserire ciapa. Coyote, ciapà e cimice, cimiciang, cimiciang. Dai,
il grave errore è stato quello di non riuscire a prendere il il mulo. Forse una di queste potrebbe allettarti? Bambino 13. Povero bambino abbandonato, se viene sacrificato non muore, ma hai il coraggio di tentare. Sì, perché no? Intanto andiamo avanti. Dopo l'incontro angoscioso con il prospettore ti sei ricomposto e hai proseguito. Cioè, potevo fare tante carte in più con il somaro là da soma, il mulo da soma. Siamo nella palude. L'aria si è fatta densa, umidità, ronzio, frinire, coprire le paludi. Allora, qua mi intaglia, ok, un totem. Guarda, senza pensarci, prendo Reginaldo o questo. Il Martin Pescatore ne fa di panico, vola, si nasconde. Ma dai, non l'abbiamo mai preso, lasciamo stare Reginaldo. Dunque, andiamo dal totem. Va bene. Le sue sculture. Sì. Quella creatura muore. Quindi prendo, però dopo io non ho né un rettile né un però ho quello lì. Infligge danni, i riscoiattoli non infliggono danni. Cosa guardi di qua e di là? Guarda. Senza dire altro, l'intagliatrice se ne va. Ciao, ciao. Ah, sì, me ne faccio, sai. Ranatoro. Sperimentiamo subito il Martin Pescatore. Ok, vengo colpito, ma lui non muore. Dimmi te. Allora, 2-1, vai. No, c'è un attacco da 3 lì che non me ne ero accorto. Uffa. Una vita in meno. Guarda che carte che ha. Le mie pelli sono della migliore qualità stavolta. Guarda che non sì, ci sono arrivato. Lo so, caro mio. Avrei bisogno di più denti. Mi bastano queste. Andiamo a cambiare il totem. La vecchia intagliatrice. Dai, fammi vedere cosa mi dai di buono. Allora, questi erano cani? Cosa fa questo? Ah, si sposta nello spazio per rompere le scatole. Allora, questi sono gli scoiattolini, gli uccelli. Allora io prendo questo. No! Va bene, va bene, va bene, va bene. Sì.
è questa. Voglio provare così. Ma pian piano impariamo a giocare. Sì, poi tutto il lavoro che avevo fatto. Ma c'è questo pro e questo contro, eh. Le pelli di lupo ti arrivano nel mazzo, Guarda che ha tutte le carte, quelle belle, quelle interessanti, quelle che servono. Serve il verme ad anello, le formiche, fanno il panico le formiche. Sì, caro mio. Ma guardate, se dobbiamo fare una fine indegna. Ciao. Però non è quasi ora di morire, è ora di morire. Va bene, abbiamo fatto un errorino e probabilmente mi è costato la tua carta della morte. Che bellezza, anche se ci vorrebbe qualche dettaglio, dai. Sì, allora il costo io dico ancora gratuito, guarda, sì, a gratis. La potenza, mi tocca accontentarmi. I sigilli, qual era questo? Ah, sacrificata, no, andiamo con la rana toro. Questa carta si chiama fuffa perché non è un granché. Fuffa, puntini. Ok, non ci resta che una cosa. Stai ferma, sì, dai. Cheese. Si avvicina un altro sfidante. Adesso sono maschio. Dimostrerà il tuo valore a breve. Dai, non faglielo vedere sto rullino. Mi stai ascoltando? Concentrati sul gioco. Il tuo patetico mazzo. Sì, lo so. Non me lo ricordare. Che mazzo che avevo. Me lo sono magnato tutto. Allora, cosa c'era là? Intanto guardiamo la combinazione. Formica, regina e scoiattolo. Non capiterà mai più in tutta la mia vita. Era qui, c'è il mago. Oppure me lo sono sognato. Che brutto che sei. Me lo riguarderò nella live. Te dammi i denti. Guardalo. E tu? Ah, stai sveglio, eh? Mi piace Sass. Vediamo chi potenziamo. Va bene, questi qua sono affamati. Salute. Quindi andiamo a incrementare la salute di chi? Della rana toro. Tre, aumenta ancora di più la salute, se mi va bene.
Lasciala lì dov'è, ha detto uno dei sopravvissuti. La creatura potrebbe diventare più potente. Ma i sopravvissuti erano sempre più affamati. Vuoi sfidare la sorte oppure ti arrendi? Mi arrendo. Il valore di salute dell'ermellino è stato potenziato dal calore. Come uno dei sopravvissuti ha cominciato a estrarre un coltello dalla tasca, ti sei allontanato. Me la vogliono magnà. Hai avuto fortuna. Salve di nuovo. Ah, quel somaro da Soma, là, com'è che si chiama? Allora, passero istrice. Passero istrice. Quindi, trick. Lupo rachitico. Te, lupo, vorrei tanto aiutarti. 2, 2. 1, 2. Il passero però rompe le scatole. Ahimè, eh sì, ti tocca. Fai attenzione, caro mio. Allora, scoiattolo. Ah sì, perché con l'istrice ci si fa male. Allora, abbiamo già quelli lì, quindi posso rischiare. Ma no. Ma insomma. Altre pelli? No. Dunque, fungo vuol dire che ce l'ho già. Vipera. Tutte le volte ci provo questa vipera, non riesco mai a tenermela un po'. Sacrificio. Adesso mi viene di sacrificare la vipera. Lo sapevo. Cioè, lo so, la vipera non dura mai. Vado io. Allora, tu diventeresti che mi ritorni con 5 di difesa, sono tuo. O diamo un po' di potere a lui. Lui attacca di più. No, conviene a te. No! No, 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 no. Tu. Vorrei come scappare da questo totem. Procedi. Hai avuto fortuna. Va bene. Allora, dove siamo? C'è l'antilope. Devo fidarmi di te. Sì, non hai altra scelta, caro mio. Allora, adesso sicuramente scoiattolino, lui questo me lo colpisce, però... Scoiattolino. E adesso... Sì, facciamolo. Qua è uguale. Ok, cos'era questo? Sì, che così andiamo a fare un totem. Ah, ok, ok, vendiamo le pelli. Come non ho nulla? Grazie, compraci qualche pelle. Non tornare mani vuote un'altra volta. Come mai non ho più le pelli? Sto confondendo la partita di prima con quella da adesso. Andiamo a intagliare un totem, che poi abbiamo una battaglia totem.
Dai, dammi qualcosa di buono. L'intagliatrice decrepita ti è comparsa davanti. Si è mossa con particolare vigore nonostante l'età. Attenzione. Attenzione. Sì, questo mi piace. Ok, la donna dei capelli grigi ha raccolto le sue robe e se n'è andata. Devo stare attento a non morire qua, eh. Oddio. Assolutamente attento. Ma non era questo granché adesso che mi viene in mente, non è questo che voglio io. Vabbè, dai, non fa niente. Lupacchiotto fessacchiotto c'ha anche il sigillo giusto. Va via con quella mano. Che bari. Scoiattolo. Vai via con la mano. Attacchiamo di uno, abbiamo lo scoiattolo che ritorna. Sì, va bene questa. Va molto bene. O te. Quasi quasi gli faccio un dispetto bruttissimo. Aspettiamo. Allora, qui Oli. Qui. Il primo. L'ontra di fiume si nasconde sotto. Mi attaccano, ma lei rimane viva. Questa si sposta nello spazio per ricevere il colpo, ma è debole di... Ok, questa. Allora, andiamo a vedere un po' qua cosa possiamo potenziare. Sì, la luce calda. Sì, hanno tutti fame. Potenza. Quanto fa questo che non riesco a leggere? La potenza. Te è pauroso. No, mi arrendo, la porto via. Sì, scappo via prima che me la mangino. E adesso, prospettore. Uff. Figura zoppata. Era il prospettore, ma va, non avevo dubbi, dammi quei denti lì. Ottima carta. Boss facile, fai saltare quel mulo. Sì, stavolta devo stare attento, eh. Allora, dobbiamo impossessarci del mulo. E l'ermellino potrebbe essere un ottimo candidato. Sì. Grande fumo. Ma non che poi me lo prende. Vai. Attenzione.
Allora, io devo prendere quella robaccia là. E mi serve. Non è ancora due assa. Va bene, allora facciamo così. Quindi, saluti, scoiattolo, lupo, perché scusa? Ah, uno! No, allora, aspetta, ah, vabbè, dai. In realtà non volevo fare questo. Va bene, me l'hai fatta tirare indietro. Oddio. Serve un attacco da il mio mulo, che tu sia maledetto. Lo so, ho dovuto farlo per prendere il muro. Il mulo è... Uffa, non era niente facile, eh? Allora, dell'oro colpito dell'oro. Dunque. Scoiattoli siamo pienotti. Lì siamo messi così. Prendo questa, è la rana toro. Andiamo a vedere una che ha un bell'attacco. Ah, guarda. Ehi, ma allora. Oh. Quella vipera veramente rompe. Allora. Uno, uno, uno. Le tue vite sono state ripristinate. Grazie. Molte grazie. Forse una di queste potrebbe allettarti? Il cervo lungo con 4 di ossa, sicuramente sì. Dopo l'incontro angoscioso con il prospettore, ti sei ricomposto e hai proseguito. Un momento. Come l'aria si è fatta umida, è diventato più difficile alzare i tuoi stivali dal fango. L'odore malsano dell'acqua tiepida ha invaso le tue narici. Hai raggiunto le paludi. Siamo qua. Ok, ci fermiamo qui. Continuiamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, grazie per averci scelto. Alla prossima.